Benvenuti a bordo, viaggiatori, sono Grizzly e questo è Diario di Viaggio on the road. Oggi voglio parlarvi delle situazioni di emergenza e delle chiamate di emergenza, per cui cominciamo. Sigla. Oggi voglio parlarvi del numero unico di emergenza 112, l'unico numero per tutte le emergenze in tutta Europa, ma anche in Svizzera e in Gran Bretagna, e non solo, perché il numero è attivo in moltissime altre parti del mondo. E per esempio negli Stati Uniti, con moltissimi operatori di telefonia mobile, se componete 112 sarete collegati automaticamente alla centrale operativa del 911. Però prima di continuare voglio parlarvi del canale YouTube All About 112, quindi prima di tutto andate a dare un'occhiata a questo canale, lo lascio linkato sul doobly-doo e sulla scheda. Su questo canale si parla del numero unico di emergenza 112, di come si sta sviluppando il numero unico 112 in Italia e di come funziona l'app Where Are You. C'è un'emergenza, c'è bisogno delle forze dell'ordine, c'è bisogno dei vigili del fuoco, c'è bisogno di una o più ambulanze, c'è un numero unico che in tutta Europa funziona per tutte queste emergenze, si chiama 112 ed è possibile richiedere l'intervento delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco, delle ambulanze, di quello che è necessario. Nel corso del tempo, visto che la tecnologia si evolve, questa situazione si evolve sempre di più, non solo è importante il fatto e il principio che tutta l'Europa e sempre più parti del mondo convergono verso un numero unico per tutte le emergenze, che è un principio importante perché siamo in un mondo globalizzato, siamo in un mondo in cui si viaggia, in cui ci si sposta, in cui per turismo, per lavoro ci si può trovare fuori, ma è importante che non si deve sapere che ogni Stato ha i propri numeri di emergenza, è importante sapere che c'è un numero semplice, che uno impara a memoria e che funziona dovunque. Non solo c'è questo che è importante, come dicevo, la tecnologia si evolve, e l'evoluzione della tecnologia è importante perché ci viene incontro anche nella gestione delle emergenze. C'è un incidente stradale in città, è facile fare la segnalazione di emergenza. C'è stato un incidente, serve un'ambulanza in Piazza Dante di fronte alla stazione ferroviaria. Sì, così è facile. Però io, per esempio, in questo momento sto camminando con l'auto in una strada di campagna, magari una strada che non conosco molto bene, magari una strada che è difficile da raggiungere, non c'è un indirizzo vero e proprio, magari non ci sono dei riferimenti. Come si fa? Si perde tempo a spiegare come raggiungere questa strada? Oppure ci vorrebbe un modo per inviare le proprie coordinate GPS direttamente alla sala operativa del soccorso. Ecco che ci viene incontro l'app Where Are You. Where Are You è un'app disponibile sia per dispositivi Android, per dispositivi iOS che per dispositivi Windows Mobile. Si trova sugli store, troverete il link per scaricarla sul doobly-doo. Quest'app, realizzata dall'azienda regionale Emergenza Urgenza della Regione Lombardia, permette di facilitare la chiamata al numero unico di emergenza. Innanzitutto, l'app, in base alla propria posizione GPS, capisce qual è il numero di emergenza disponibile, quindi se noi ci troviamo in un posto in cui funziona l'112, chiedendo di effettuare la chiamata di emergenza, ci farà chiamare l'112 automaticamente, ma se ci troviamo in un posto in cui il numero di emergenza è un altro, l'app procederà automaticamente a farci chiamare il numero corretto. Se ci troviamo, per esempio, in vacanza negli Stati Uniti, abbiamo bisogno di un'ambulanza e proviamo a chiamare l'ambulanza con l'app Where Are You, l'app automaticamente ci farà chiamare il 911. Ma non solo, l'app può comunicare direttamente alla sala operativa dell'emergenza la nostra posizione GPS. Lo può fare in due modi: attraverso la connessione dati o, in mancanza della connessione dati, attraverso un SMS gratuito che viene inviato alla centrale operativa. Il risultato finale è lo stesso: la sala operativa ha esattamente il riferimento nel quale ci troviamo, la strada precisa dove ci troviamo, che, ripeto, se siamo in città e possiamo dare l'indirizzo è un punto in più, può essere utile come può non essere utile, ma se siamo in un posto difficile da raggiungere, in mezzo alla campagna, può essere letteralmente la differenza tra la vita e la morte. Per capire un pochettino questo discorso, vi mostro innanzitutto un breve video che spiega la difficoltà di spiegare la posizione di un incidente, di un'emergenza, raccontata direttamente da un soccorritore.
Il video è: quelle ragazze avrebbero potuto soffrire di meno. Lo lascio linkato sul doobly-doo e sulla scheda. Una breve intervista di circa un minuto e mezzo. Dategli un'occhiata, perché è veramente illuminante. Infatti, la possibilità di poter comunicare la posizione GPS, di poter quindi comunicare ai mezzi di soccorso la posizione GPS e far raggiungere col navigatore molto velocemente il luogo dell'emergenza, può abbreviare tantissimo i tempi per il primo soccorso e può veramente fare grande differenza nella velocità di esecuzione di un soccorso, soprattutto in casi di emergenza. Come dicevo, finché si è in città, alla fine della fiera non è difficile riuscire a dare un indirizzo e qualche riferimento. Siamo appunto in Piazza Dante, di fronte alla stazione ferroviaria, e vabbè, è lì, insomma. Ma appunto, se siamo in un posto che è in mezzo alla campagna, che è disperso, che è difficile da raggiungere, che bisogna andare a prendere una strada chissà dove, è molto complicato riuscire a spiegare quella situazione. Infatti ho sempre detto, quando ci sono queste situazioni dovete chiamare il numero di emergenza, eventualmente mettetevi a disposizione, bisogna andare da questa strada, è molto difficile, casomai aspetto i mezzi di soccorso lì e vi porto sul posto. Però là, di nuovo, viene in aiuto la posizione GPS, viene moltissimo in aiuto, perché la sala operativa può comunicare la posizione GPS all'ente preposto al soccorso, l'ente preposto al soccorso comunica la posizione GPS direttamente al mezzo, e il mezzo può andare praticamente al centimetro nella situazione in cui ci si trova, senza perdere ulteriore tempo. Seconda storia che dà proprio quest'idea, ed è proprio riguardante una persona che si è sentita male in una casa in mezzo alla campagna, ed è il video «Mio padre, incosciente in un luogo isolato». Lascio di nuovo linkato sul doobly-doo e sulla scheda. Di nuovo, un video molto interessante. Notate come c'è stato questo coordinamento molto semplice ed efficace, proprio grazie all'app Where Are You e alla posizione GPS. Ma un'altra cosa veramente molto utile dell'app Where Are You e del fatto che può comunicare la posizione GPS alla sala operativa è una cosa che può rilevarsi veramente importante in specifiche situazioni di pericolo. L'altro giorno stavo seguendo una cosa su Twitter, una discussione, a un certo punto una ragazza spiega che la figlia sedicenne era stata avvicinata da un signore mentre era in piscina, questo signore le aveva rivolto la parola in maniera un po' discutibile, dice la figlia, si era sentita un po' a disagio, e ho detto ricordatevi che esiste appunto l'app Where Are You. Quest'app permette di fare una cosa molto importante che si chiama la chiamata muta. Con letteralmente due tap sull'applicazione è possibile chiedere, per esempio, l'intervento della polizia nella posizione GPS del telefono, senza la necessità di parlare con la sala operativa. Può essere molto utile quando non è possibile parlare con la sala operativa, e nel caso in oggetto, dicevo, può sembrare che tua figlia sta chattando con gli amici su WhatsApp e invece ha appena chiamato la polizia. È sicuramente una cosa veramente molto importante. E per capire meglio come funziona la chiamata muta, niente è meglio di un bellissimo esempio del canale All About 112, come si fa la chiamata muta. Terzo video che vi lascio linkato sul doobly-doo e sulla scheda. Andate, dategli un'occhiata, questo può essere veramente molto utile. L'applicazione Where Are You è gratuita, è disponibile su tutti gli store, andate e installatela se non l'avete già fatto, perché anche se la sala operativa dove vi trovate non è ancora servita da tutto il sistema della sala operativa intelligente, comunque l'app può essere molto in aiuto per effettuare velocemente una chiamata di emergenza. L'app aiuta quando si è in viaggio, perché permette di chiamare i soccorsi senza dover sapere qual è il numero dei soccorsi. Vi ricordo comunque che in tutta Europa il numero è 112, lo sapete già qual è il numero dei soccorsi, però se siete in un posto in cui non siete sicuri di quale sia il numero di emergenza, ma avete l'app, semplicemente chiedendo all'app «ho bisogno di un'ambulanza», l'app vi farà chiamare automaticamente il numero telefonico corretto. Detto questo, io ringrazio la REU per aver sviluppato quest'app. Questo video non è stato sponsorizzato dall'azienda regionale Emergenza Urgenza della Lombardia, sono io che ho deciso di dare visibilità a quest'app. Ringrazio tutti voi per avermi seguito sino a questo momento. Spero di esservi stato utile, spero di avervi presentato un'applicazione importante. Se ci sono riuscito, vi invito a fare pollice in alto, a condividere questo vlog con i vostri amici, anche su WhatsApp o Telegram. Condividetelo con i vostri amici che potrebbero avere la necessità
di utilizzare l'app Where Are You, perché magari viaggiano molto. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al mio canale YouTube, è gratuito e assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto. E quel buon profumo funziona come l'app Where Are You, funziona sempre, funziona in tutto il mondo, è un profumo unico per tutto il pianeta. Inoltre, se seguite il mio canale Telegram, lo lascio linkato sul doobly-doo e sulla scheda, riuscirete anche a ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Infine, se c'è un argomento che vi piacerebbe io trattassi in Diario di Viaggio on the Road, potete farmi sapere anche quello in un commento qua sotto. Sono Grizzly e ho concluso, per cui come sempre grazie, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!